Torniamo a noi, cari amici, caro Pietrangelo, cara Angela, grazie innanzitutto di essere stati qua. Io mi auguro che magari a ottobre, anche per capire verso la metà di ottobre a che punto siamo, se queste iniziative hanno insomma ragione di prendere vita e di arrivare alla luce che tutti ci auguriamo. Andiamo ad aggiungere qualche altra cosa, perché fuori onda io vi facevo notare giustamente, eravate d'accordo con me, che Roma, pur essendo ovviamente una città difficile da governare, corre dietro alle urgenze, quindi non si riesce a fare un qualcosa, diciamo dividendo, no? I compartimenti, ci dovrebbe essere qualcuno per ogni compartimento, perché no, c'è sempre un'altra urgenza prima e questo che crea l'immobilismo. Carissimo Rio Confesso, il ringraziamento innanzitutto va a te da parte nostra per questo spazio meraviglioso che ci hai dato. E la parola chiave del ragionamento che tu stai facendo è quello di pianificazione, perché quando tu pianifichi e ragioni in termini di vari reparti, di vari comparti, in quel momento tu riesci veramente a pianificare su ogni singolo tema le azioni che vuoi promuovere a livello istituzionale. E allora questa è la vera parola chiave, quella di pianificazione, perché altrimenti, come dicevi bene tu, si inseguono le emergenze e le emergenze continueranno ad esserci sempre. Oggi quella dei rifiuti, domani gli animali, dopodomani le buche, la rete fognaria che prima tu bene sottolineavi fuori diretta. E allora quello che bisogna fare è pianificare azioni con persone competenti, ed è questo il senso delle consulte tematiche che noi abbiamo creato con Forza Italia Roma. Ci sono consulte tematiche per ogni ambito di competenza di Roma Capitale, e su ogni ambito abbiamo inserito persone competenti che da sempre si occupano di quei temi, in modo tale che con la politica possano trovare una condivisione di programmi, di punti programmatici realizzabili. Speriamo dunque che a ottobre, come dicevi bene, noi potremo veramente, a partire da ottobre, realizzare a livello istituzionale di Roma Capitale, anche a livello di municipi, quei punti programmatici che abbiamo costruito attraverso queste nostre consulte tematiche, attraverso persone assolutamente competenti. Bene, bene, grazie di queste informazioni e di queste, diciamo, notizie che sono di buon auspicio, perché poi quando c'è l'intenzione e la passione che va fuori da qualunque speculazione elettorale o partitica, come ho detto più volte, vuol dire che dietro c'è realmente un amore per quello che si va a fare. Io te lo leggo negli occhi, Angela, lo leggo anche nella foga con cui parla il nostro Pietrangelo, e quindi questo è sinonimo. Io sono una persona abbastanza istintiva, quindi sento le cose ancora prima di capirle, le sento e poi le capisco di conseguenza, e questo è quello che mi arriva. Adesso siamo arrivati al momento dell'ultimo brano.